Ciao a tutti! Apple ha presentato un nuovo iPhone, l'iPhone che tutti aspettavano. Non sto parlando degli iPhone di nuova generazione, quindi quelli che con molta probabilità si chiameranno iPhone 12, che verranno presentati al keynote a settembre però. Quello che invece è stato presentato ieri o l'altro ieri, adesso dipende da quando caricherò il video, è lui, iPhone SE 2020. Diciamo che la presentazione è avvenuta abbastanza in sordina, non c'è stato nessun evento particolare. L'unica cosa, praticamente è spuntato così dal nulla sul sito della Apple e vediamo proprio quello che vuoi a meno di quello che pensi. Esatto. A livello estetico ci troviamo davanti ad un iPhone 8. Cioè, questo qua è un iPhone 8, le dimensioni sono le stesse, più al millimetro è un iPhone 8. Vetro posteriore, frame in alluminio, però le specifiche hardware ovviamente sono diverse. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta, lo confronterò adesso anche con iPhone 11, che tra l'altro è quello che sta registrando questo video. Che cosa avremo allora? Intanto sto mostrando anche a voi le specifiche. Capacità 64, 128, 256. Ecco, quello che mi fa storcere il naso nel 2020 è i 64 giga di memoria che, non so, secondo me non hanno senso. Anche perché vedremo dopo, questo iPhone registra, può registrare in 4K. Vi fate 5-10 minuti di 4K con 64 giga, non andate più da nessuna parte, capito? Cioè, secondo me non ha senso. Probabilmente lo tengono perché intanto sarà il taglio che costerà di meno. E secondo, c'è qualcuno che lo compra se tengono quel taglio lì, altrimenti l'avrebbero già eliminato. Dimensioni e peso, un iPhone 8, cioè è un iPhone 8. Voglio un attimo accertarmi del peso di iPhone 8. 148 grammi, cioè questo qua è un iPhone 8, cioè altezza uguale, larghezza uguale, spessore uguale, peso uguale. È lui. Display 4,7 pollici di diagonale, come l'iPhone 8. Si tratta di un pannello Retina HD, risoluzione 1334x750, 326 ppi. Si tratta del solito display solo HD. Farò un video riguardo su questa cosa del display che viene molto, 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 molto criticato. Secondo me senza motivo. Cioè, farò un video approfondimento per quanto riguarda l'iPhone 11. Quindi seguitelo. Avrà il True Tone, che è una cosa che è comodissima, io ce l'ho sempre attivata sul mio iPhone, praticamente in base alla luce esterna lui regola la temperatura colore del display. Qua vediamo anche un dettaglio, cioè il Touch ID, non avrà il Face ID, ovviamente vedremo anche poi dal prezzo, si doveva risparmiare da qualche parte, quindi niente Face ID, niente quindi camera 3D, rilevamento infrarossi, quelle robe lì. C'è il normale sensore di impronta digitale, come quello che avevamo fino a, appunto all'iPhone 8, 8 Plus. Il processore è, come sugli iPhone 11 e 11 Pro, l'Apple A13 Bionic, quindi hexa-core, processo a 7 nanometri, sono due core Lightning ad alte prestazioni e 4 core Thunder per l'efficienza e i consumi ridotti. Resistenza agli schizzi IP67, profondità massima 1 metro fino a 30 minuti, è esattamente come l'iPhone 11. Fotocamera. Il modulo è unico, quindi abbiamo una camera singola, 12 megapixel, un grandangolo 12 megapixel, apertura f1.8, zoom digitale fino a 5x. Ovviamente non può fare zoom out ottico fino a 2x perché non ha la camera dell'ultra wide. Modalità ritratto, effetto bokeh, le cose classiche a cui siamo abituati, flash true tone, autofocus, smart HDR, tutte cose a cui siamo già abituati. Registrazione video, appunto, come vi dicevo prima, registra video fino a 4K a 60 fps. Video in slow motion 1080p 120 fps o 240 fps e zoom digitale fino a 3x, va bene. La fotocamera frontale è una 7 megapixel, apertura f2.2. Touch ID, appunto come avevo detto prima, Apple Pay per i pagamenti utilizzando il Touch ID. Qua vorrei segnalarvi anche Wi-Fi 6, 802.11ax e il Bluetooth 5.0. Ha l'NFC, ovviamente c'è Siri,
Il connettore sarà il connettore Lightning, secondo me non farebbero male a passare alla Type-C. Autonomia, lo dicono anche loro, è circa la stessa di iPhone 8, comunque non è un'autonomia, diciamo che non è il massimo, ma è decente comunque come autonomia. Ricarica veloce, 50% in 30 minuti con un alimentatore da 18 watt o superiore, in vendita separatamente, qua non c'era dubbio, perché nemmeno con l'iPhone 11 ti viene dato in confezione il caricatore veloce, quindi era impossibile che l'avessero messo qui. Adesso quello che tutti stavate aspettando, i prezzi. Guardiamo i prezzi di questo nuovo iPhone SE. Intanto qua cosa succede? Che partono le ventole, succedono cose. Preordinabile dal 17 aprile 2020, in vendita, quindi disponibile, dal 24 aprile. Disponibile in colorazione bianco, nero o product red. I prezzi sono 4,99 per il taglio da 64 giga, che io personalmente vi sconsiglio. Se potete comprare quello da 128, secondo me è il migliore, è la via di mezzo, a mio avviso, perfetta. Quindi se potete prendete il 128, altrimenti andate comunque su 64, magari abbinateci il servizio iCloud. Ecco, 549 la versione 128 giga o 669 la versione da 256. Secondo me questo telefono è geniale. A questi prezzi, 549, 499, poi adesso magari una volta uscito, dopo poco tempo si potrà trovare anche in sconto. Mettete che lo trovate a 500, il 128 giga a 500 euro. Questo iPhone andrà veloce come un iPhone 11 Pro, cioè veramente a 500 euro, anche 550 euro, è tanta roba. E poi lasciatemelo dire, lasciatemi questo piccolo sfogo, finalmente, finalmente un top di gamma, perché questo qua a livello prestazionale è un top di gamma a tutti gli effetti, un telefono delle dimensioni adatte, cioè veramente adesso siamo abituati a delle padelle chilometriche, dei tablet grossi così, finalmente un telefono con delle dimensioni da telefono, c***o. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere se lo comprerete, cosa ne pensate, se vi sembra un buon telefono. Io vi do appuntamento al prossimo video, ciao!